andata, penso che ci siamo è perfetti, andata. perfetti. Allora, Sentite, io sono in una video. va bene. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Presento rapidamente i nostri ospiti ed altri ne verranno appena liberi. Oggi parliamo della legge sull'urbanistica di De Luca, legge che è stata presentata qui in Consiglio e che ha avuto parecchie vicissitudini, non ultime, quelle degli ultimi giorni che poi ci racconteremo. Faccio una breve premessa. Presento innanzitutto, abbiamo il piacere di avere con noi Fulvio Riccio, che è vicepresidente dell'AIR, Architetti in Rete. Ciro Totaro, che è presidente dell'associazione sempre AIR, Emma Bondonno, che è presidente della sezione Napoli ADA, Donne Architetti, il nostro consigliere Salvatore Morra, consigliere della municipalità di Fuorigrotta, che come vedrete dopo è interessata proprio a questa legge. Faccio una brevissima presentazione, poi passo la parola ai tecnici che ci evidenzieranno quali sono le criticità e aspettiamo poi anche le domande online di chi vorrà porre per avere chiarimenti e per capire di più su che cosa si sta progettando sulle nostre terre. Allora, questa legge ha avuto un iter abbastanza sofferto, è andata in commissione già 2 anni fa. Le criticità evidenziate da subito sono state tantissime, evidenziate in commissione e anche attraverso gli incontri tanti che abbiamo fatto con Italia Nostra, Assise di Palazzo Marigliano, con le vostre associazioni. E la cosa più eloquente è stato il fatto che Italia Nostra ha definito questa legge come inemendabile, spiegando che procedere a emendamenti significava riscrivere da capo e riscrivere un'altra legge che non fosse questa. Qualche giorno fa, l'ultimo atto è andata in commissione per gli emendamenti. I miei colleghi, che sono Tommaso Malerba e Vincenzo Viglione, che sono di commissione urbanistica, hanno presentato un'ottantina di emendamenti, molti dei quali naturalmente cancellavano completamente la legge. Vista questa fortissima opposizione sia all'interno del Consiglio e sia anche nel mondo della cultura napoletano e campano, si è deciso, il presidente della commissione, naturalmente sorretto da De Luca, ha deciso di ritirare questa legge che sarebbe dovuto andare oggi nel Consiglio che è appena terminato, e di ripresentarla, ahimè, nella prossima legislatura. Quindi i primi mesi della prossima legislatura vedranno un nuovo attacco di questi cementificatori, perché insomma, quello da chiarire è che è una legge che parla di urbanistica partecipata, ma è partecipata probabilmente soltanto da un settore, che è quello dei costruttori e dei cementificatori. Da quello che abbiamo letto e sentito, il pericolo grosso che noi sentiamo molto vicino a noi è che si parli anche di Bagnoli, vicenda che pare non riesce mai ancora a trovare pace. Quindi io ne approfitto per vedere se arrivano pa passo passo le domande che poi vi porrò e chiedo a Ciro, a chi di voi vuole iniziare a discutere della cosa, di aprire le danze. Ecco, siete adesso, dovete soltanto liberare il microfono. Ecco, non so chi vuole cominciare a parlare. Ok, Mari, se sei Ciro, d'accordo, se sei tu, come no? Certo. ma giusto brevemente, perché poi per quanto riguarda i temi di Bagnoli, chiedo a Emma, insomma, di intervenire, e anche Fulvio, insomma, che sono molto più preparati di me. Per ciò che riguarda invece questa legge urbanistica, di cui hai già introdotto, come 2 anni fa, insomma, ci ha visti anche protagonisti nella battaglia fatta per bloccare questa proposta, e che è ritornata chiaramente in questo ultimo periodo proposta dall'assessore Discepolo con lo scopo di essere approvata
entro la fine del mese di luglio, in un regime probabilmente di prorogazio, insomma, che è stata anche probabilmente, diciamo, la motivazione per la quale l'iter è stato bloccato. Però ciò non significa che, insomma, si è scampato il pericolo, perché la visione della legge urbanistica che noi abbiamo, diciamo, studiato in maniera molto anche rapida, perché ci siamo resi conto subito che si trattava più che di una legge urbanistica, di una legge per l'edilizia sostanzialmente, perché individuava tutta una serie di procedure che andavano nella direzione di un'ulteriore cementificazione. Si parla appunto di 170.000 nuovi alloggi, quindi di un consistente quantitativo, diciamo, di volumetria che va ad aggiungersi già a quelli che sono già in atto grazie al piano case. A proposito di questo, insomma, andrebbe approfitto per sottolineare anche l'altra battaglia che stiamo portando avanti, che riguarda lo scandalo dell'abbattimento del blocco del borgo settecentesco di Giugliano, che è stato reso possibile proprio grazie al piano casa, sostanzialmente, che prevede appunto l'abbattimento e ricostruzione in loco di rigenerazione urbana, con un aumento della volumetria fino al 35%, che è quella l'operazione che hanno fatto esattamente lì a Giugliano, in maniera legittima, diciamo così, anche se noi abbiamo qualche dubbio su questo, sulla procedura, sull'iter che è stato adottato per ottenere le varie autorizzazioni, perché chi ha avuto la possibilità di fare un sopralluogo sul posto si rende conto che, insomma, è abbastanza complicato separare i vari elementi del borgo, no? Perché da una parte c'è la chiesetta settecentesca con la strada consolare, dicono la strada consolare, insomma, penso che sia più una strada di collegamento tra le antiche masserie, diciamo, che erano molto diffuse nella zona, e immediatamente dopo, attraversando la strada, si trovava appunto il borgo settecentesco. Quindi mi sembra abbastanza difficile separare: da una parte ci si è vincolati e dall'altra no. Comunque, insomma, sono cose che poi si andranno a verificare, anche perché pare che lì sul luogo vi siano dei resti di una preesistente villa rustica di epoca romana, o anche addirittura, diciamo, qualche elemento del complesso medievale, successivo medievale. Comunque, insomma, questa vicenda è stata molto significativa proprio nella direzione, pensiamo, diciamo, di carattere culturale sostanzialmente, perché da un punto di vista, diciamo, legislativo, siamo convinti che tutto il percorso abbia rispettato in tutto, o almeno in gran parte, quello che è previsto dalla legislazione. Però c'è un problema di natura culturale: noi non vogliamo partire, non siamo ancora disponibili a progettare il nostro futuro partendo proprio dalle testimonianze storiche. Noi non riusciamo a mettere ancora al centro della nostra iniziativa il nostro sviluppo, il nostro modello di sviluppo, valorizzando il nostro patrimonio. Pensiamo che l'unico modo per sviluppare questa nostra regione sia quello di incentivare l'edificazione, tra l'altro concentrandola nell'area, diciamo, già altamente urbanizzata. E a questo proposito vorrei proprio sottolineare la discordanza, la contraddizione forte che c'è tra l'atteggiamento assunto dal governatore De Luca durante tutto il periodo di lockdown, in cui ha sostanzialmente invitato in maniera molto energica, diciamo, i campani a stare chiusi in casa. Perché? Perché aveva chiaro dentro di sé, diciamo, il pericolo reale quale fosse. Noi abbiamo la più alta concentrazione di densità abitativa d'Europa, soprattutto nella fascia costiera, e quindi laddove c'è questa grande, come dire, densità abitativa, il pericolo di una diffusione rapida del contagio era altissimo, soprattutto, e poteva diventare drammatico se si considerava appunto che anche le condizioni del nostro sistema sanitario, insomma, che non è proprio al massimo. Quindi il governatore De Luca aveva ben chiaro, secondo me, questo pericolo, e giustamente ha spinto per scongiurare questa situazione.
Dall'altra parte però che si fa? Sempre nella stessa giunta regionale si propone una legge che incentiva l'edificazione, quindi un'ulteriore densificazione urbana, un'ulteriore possibilità di incrementare la densità abitativa, laddove noi adesso abbiamo bisogno, anche alla luce della crisi sanitaria, abbiamo bisogno di più spazi. Noi abbiamo coniato, anzi per la verità è Fulvio che è stato l'autore di questo termine, no? Il bosco entra in città. Abbiamo fatto un incontro nel mese di maggio in cui il sottotitolo al nostro incontro era proprio questo, cioè il bosco entra in città, abbiamo necessità che nelle nostre città si creino condizioni di qualità della vita e di vivibilità maggiore, che può avvenire solo attraverso un diradamento graduale, diciamo, del costruito e dell'urbanistico, dell'aspetto urbanistico, con una valorizzazione delle aree interne, dei borghi. Abbiamo fatto anche delle proposte alla Regione Campania sulla valorizzazione dei borghi, degli antichi borghi. Insomma, la Manca visione. proprio, quindi da quello che ho capito, scusami, anche per manca una visione che sia un po' più ampia e anche nel tempo. Cioè i politici, insomma qua dentro me ne sono accorta e ho avuto proprio la prova provata, veramente ragionano a scadenza elettorale. Cioè le cose si devono fare, devono realizzare un profitto economico o un profitto elettorale nel giro dei quei 5 anni in cui sono in quel ruolo, per poterci rimanere o per fare il salto, per fare altro. E le cose, naturalmente, ecco, una visione come quella tua e come quella che veramente dovrebbe essere nel cuore di tutti, cioè di una regione nella quale si possa vivere bene, sia se vivi a Bagnoli, sia se vivi nel borgo abbandonato, dove non ci sono le strade, dove non ci sono gli ospedali, dove la gente scappa perché deve tornare, deve metterci 4 ore soltanto di macchina o di mezzi di trasporto per andare in città a lavorare, e che questo lockdown invece poteva consentire di lavorare, che ne so, alla Tripalda, perché tanto lavori a casa, e vivere fuori dalla città. Questa visione non c'è proprio, cioè oltre ad avere un utilizzo proprio speculativo del risultato di questa legge, non c'è, manca proprio una visione altra, ma la visione che abbiamo noi, che hanno gli architetti, sicuramente gli architetti in rete, sicuramente donne architette ancora di più, perché se le donne sono architette, architetto, hanno anche una visione femminile, che significa quella poi di avere il bello innanzitutto, di avere la cura delle cose, di avere il rispetto delle cose che ci sono lasciate, che ci sono state lasciate a testimonianza. Non perché rimangano ingessate, ma perché siano Traghettate. vissute, traghettate, si possa dire, ecco, quello era, è diventato, adesso è diventato altro. E quindi questa cosa che tu dicevi di Giuliano effettivamente è pericolosissima. Ma nei vostri incontri con la regione, voi avete avuto la possibilità, al di là delle osservazioni scritte, di poter discutere con il discepolo o con il presidente della commissione urbanistica. E di dire, guardate, ma prima di metterci a tavolino e guardare gli emendamenti o altro, vogliamo capire, ma voi sta regione come la vedete? Ma voi la città di Napoli come la vedete nel prossimo futuro, che non siano i prossimi 5 anni, ma che devono essere i prossimi 20 anni? Cioè il lavoro che fa, che il seme che metti adesso deve essere un seme che magari tu non vedrai, e non fa niente se non lo vedi, però servirà più in avanti. Quindi questi incontri, Ciro, ci No, sono io state. sì, dico solo un'ultima cosa, poi lascio la parola agli altri colleghi. Noi abbiamo sia il 18 aprile scorso, in pieno lockdown, sulla base anche dell'invito fatto dalla Regione Campania, abbiamo mandato le nostre proposte per la riapertura, le nostre sempre nel campo urbanistico, che andava in una direzione chiaramente completamente opposta a quella descritta dalla legge che poi non è passata. Abbiamo chiesto anche degli incontri ufficiali sia al governatore De Luca che all'assessore Discepolo. Siamo ancora in attesa di una risposta, sia come dire, su un terreno ufficiale attraverso la PEC, ma anche in via informale attraverso, diciamo, persone che sono vicine al governatore, ma in entrambi i casi non siamo stati
considerati degni, diciamo, di attenzione. E la visione, tu dicevi giustamente, la visione è quella sempre legata ad un pensiero medievalistico diciamo, della produzione, della formazione del reddito solo attraverso sfruttamento del suolo. Questa è la visione che c'è. Si può diventare ricchi, si produce reddito soltanto cementificando. Si cementifica perché poi ci sono aziende che sono legate alcuni meccanismi, diciamo, tra virgolette, poco chiari nel territorio, e quindi ci sono tutta una serie di intrecci che attraverso il cemento trovano la loro ragion d'essere. Noi invece proponiamo una visione diversa, che non significa non costruire, non produrre ricchezza, non produrre reddito, ma significa farlo in maniera diversa. Significa anche farlo in aderenza a quelle che sono poi i dettami anche del governo nazionale, no? Perché il governo nazionale ci sta dicendo che dobbiamo lavorare per il New Deal, New Green Deal, no? Però diciamo, ecco, che la visione è diversa, e la fretta che c'era di approvare questa legge era determinata proprio per il fatto che, dovendo poi gestire una massa enorme di denaro per i prossimi mesi, si voleva essere preparati, ecco, sostanzialmente, nel gestirli al meglio. La cosa è andata male perché evidentemente c'erano eccezioni di costituzionalità, però questo, ripeto, come ho detto all'inizio, non ci mette al riparo da questa situazione. Probabilmente, superate la fase elettorale, insomma, si ripartirà immediatamente con questa cosa, e quindi dovremmo essere ancora pronti per dare le nostre la nostra noi non ci illudiamo di chissà che cosa. Pensiamo che però attraverso un confronto si possano limare certe posizioni, si possa raggiungere una sintesi, perché crediamo che comunque possiamo avere a che fare, attraverso anche l'assessore Discepolo, un architetto, un urbanista, insomma, quindi una persona di assoluto rispetto, e quindi crediamo che possiamo raggiungere una sintesi nel confronto, se ci è data la possibilità di confrontarci su questo tema. Io mi fermo qua e poi passo la parola agli altri, insomma, Sì, a chi vuole, a piacere. se Sì. posso intervenire. Dunque, io credo che il percorso che sia stato fatto in realtà è un percorso che viene da molto lontano. L'emergenza epidemiologica avrebbe, come diceva giustamente Ciro, dovuto far riflettere, no, sulla visione che in fondo questa legge interpreta, perché non è una visione, come dire, sconosciuta o improbabile. Diciamo che moltissimi paesi, sia europei che del mondo, abbracciano una scelta, no, di sviluppo, di crescita delle metropoli, delle megalopoli, in senso, diciamo, di competizione per l'attrazione degli investitori internazionali. Quindi, diciamo che questa legge interpreta perfettamente quella visione, no, dell'urbanistica e dello sviluppo del territorio, concepito proprio come la concentrazione degli interessi immobiliari. È chiaro? Quindi, voglio dire, fa parte di una cultura urbanistica che però, voglio dire, è affermata in tutta Europa, è affermata a Parigi, è affermata a Londra, anche se da noi poi ha un risvolto, come dire, meno rispettoso di quelli che poi invece sono il funzionamento di queste macchine, no? Delle metropoli contemporanee. Perché? Perché sono fondamentalmente fondate sulla forza delle accessibilità, della mobilità su ferro. Pensiamo a Parigi. Parigi, per esempio, è costruita su di un'idea di accessibilità mondiale. La Great London è concepita su una regione metropolitana che potesse avere collegamenti internazionali ed attrazioni e attrattività internazionali. Quindi non è che non faccia parte della cultura urbanistica europea e mondiale questa visione.
Il gap rispetto a Napoli, per esempio, è la questione che è un paradosso, perché noi non possiamo continuare ad aumentare una concentrazione edilizia e abitativa, proprio come diceva appunto Ciro, se noi non abbiamo proprio le infrastrutture minime per poter consentire questa dimensione di metropoli. Io ovviamente per mia formazione culturale ho un'altra visione, soprattutto per la regione Campania, perché è da oltre 10 anni che dal mio piccolo osservatorio ritengo che noi siamo fuori strada, ma siamo fuori strada perché non abbiamo, per esempio, saputo cogliere una legge regionale addirittura degli anni 70, del 1974, che già introduceva la possibilità della composizione di città medie, per cui la regione Campania rimane schiacciata tra queste due diseconomie, la prima che vede la concentrazione costiera ormai che ha raggiunto un livello praticamente di assoluta incapacità di trasformarsi, perché noi non possiamo ragionare su di una città che ha più di 2000 anni di storia e ovviamente non è dotata delle infrastrutture per una mobilità che richiama o che dovrebbe rispettare quella idea di internazionalizzazione e di accessibilità mondiale. È chiaro? Allora, la nostra è una città infartuata. I lavori al corso generano di fatto una congestione che si irradia per l'intero centro storico. Il taglio del lungomare, a tutti piacerebbe avere il lungomare libero dall'attraversamento est-ovest della città, ma noi abbiamo tagliato l'unico attraversamento della città est-ovest, della città bassa. Chiudendo Piazza Plebiscito e Piazza Dante, noi abbiamo chiuso le uniche due, aree per poter collegare trasversalmente l'attraversamento est-ovest con quello nord-sud della città, di una città che in quella parte della città significa una popolazione di 600.000 abitanti. La regione Campania, con la legge del 1974, già aveva introdotto, come dire, il tema che la Regione Campania non poteva essere articolata su 550 comuni piccoli, da un lato, e grandi aggregazioni urbane a ridosso della metropoli napoletana, perché storicamente era quella dotata delle grandi pianure fertili e quindi quella che produceva l'alimento, che era più dal punto di vista climatico accogliente, ed è quindi la concentrazione sulla fascia costiera a ragioni storiche, ma che oggi, voglio dire, non giustificano più un addensamento edilizio e abitativo di questa portata e di questa dimensione. Adesso io non ho condiviso la legge proposta perché a mio avviso non superava questa visione, non superava per esempio la visione di avere quattro province su cinque che hanno praticamente i loro territori in grande fase di desertificazione, perché noi abbiamo l'Alto Matese nel Casertano, come tutto l'Agro Caleno, che ha densità intorno ai 150, 120 abitanti per chilometro quadrato, abbiamo tutta l'Alta Irpinia che è completamente desertificata, il Sannio, gran parte del Cilento. Allora noi vogliamo continuare ad andare verso un modello monocentrico, monodirezionale, o invece abbiamo in mente che la nostra regione, proprio per la presenza di insediamenti di epoca romana e quindi di viabilità di epoca imperiale, come le vie consulares, ma in realtà c'è un'armatura urbana che ci consentirebbe una omogenea distribuzione delle popolazioni sui territori, oggi facilitata appunto dalle connessioni delle reti digitali e Le reti. informatiche.
Sì. Quindi a maggior ragione non si Perché giustifica mai? Perché questa, mai? Certo. questo. Poi, dal Quindi. punto di vista di donna architetto, dico che noi scontiamo la questione che i luoghi dove si pensano queste, dove si discutono questi modelli di sviluppo della città e del territorio, sono luoghi dove non Troppo ci sono maschili. le donne. Non c'è un pensiero delle donne, della visione urbanistica e della cura della città e del territorio. Quindi ci sono due fattori. Il primo, che abbiamo uno squilibrio eccessivo tra parti della regione, che questa legge non sana certamente, Affronta anzi, neanche, non li affronta non se lo neanche. pone, non se lo pone, anzi, va nella direzione appunto di Parigi, di Londra come traguardi. La seconda è che noi non possiamo continuare a pensare che l'urbanistica sia praticamente disegnata sul modello maschile e non su quello delle donne, dei bambini, degli anziani, dei diversamente abili, che hanno bisogno di città amiche, che hanno bisogno di città dove si possa svolgere una vita normale, perché noi a Napoli non abbiamo servizi. Cioè, è una situazione ormai oggettiva. C'è un massacro dal punto di vista ambientale al quale stiamo assistendo in questi anni perché non siamo in grado di gestire più una città di queste dimensioni. È chiaro, le due aree industriali dismesse già nel 1986-87, all'indomani del cinquantenario della facoltà di architettura, in realtà c'erano due fazioni contrapposte. C'era una che prevedeva lì due grandi parchi urbani, due polmoni, quelli che oggi Fulvio chiama come il bosco che entra in città, due polmoni che erano necessari per far respirare la città napoletana di 1 milione di abitanti, e dall'altro lato invece una visione che vedeva gli ambiti delle ex aree industriali dismesse proiettate in una crescita edilizia completamente fuori controllo, perché significava raddoppiare anche il centro storico di Napoli, quindi una città nuova dentro la città. All'interno del muro finanziere, quindi del perimetro, se vogliamo, storico. Torniamo al discorso che faceva Ciro prima, cioè che veniamo anche da decenni dove l'applicazione del piano casa ha rappresentato, ha significato la cancellazione di paesaggi. Il paesaggio rurale, che poi è molto diverso dalla, per esempio, la piana campana, ha una tipologia di masserie molto diversa da quella, per esempio, dell'area appenniniche interne. Ebbene, soprattutto sull'edilizia rurale di interesse storico, sul patrimonio costruito dalle origini fino al 1943, si è abbattuta questa legge e quindi le ruspe che hanno raso al suolo pezzi significativi dei nostri paesaggi. Allora, noi dobbiamo lavorare invece su tre asset. Il primo, e condividiamo tutti, il consumo di suolo zero, perché noi dobbiamo valorizzare il nostro capitale naturale. Il secondo, rigenerazione urbana, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, non si possono attuare sul patrimonio antecedente al 1943. Che sia esso religioso, che sia esso rurale, che sia esso civico, perché ci sono anche, per esempio, esempi emblematici degli edifici scolastici nei quali si Certo, identificava certo, una certo. collettività, che adesso non rispondono più alle normative per i diversamente abili, ma possono essere quei luoghi, diciamo, della casa della cultura di quel comune, di Possono quella diventare comunità. un'altra cosa, ma Possono diventare le un'altra cosa. scuole Cioè, noi napoletane dobbiamo storiche. entrare nell'ottica che la rigenerazione urbana, Sì. la riqualificazione del patrimonio edilizio preesistente deve riguardare, quando parliamo di demolizioni e costruzione ex novo, deve riguardare l'edificato del dopo Seconda Guerra Mondiale, a partire dal 1950 in poi. Tutto Non chiaro. possiamo attuare questa logica della rigenerazione delle periferie, quella costruita negli anni 80 post terremoto, va bene, ma allora su quella noi facciamo la premialità? Facciamo gli incrementi di cubature?
laddove abbiamo generato dei mostri Le perché mostre. abbiamo amplificato il degrado urbano e sociale, allora dobbiamo cambiare rotta. Il Abbiamo problema è generato dei che io mostri, ma anche dei mostri di pessima condivido. qualità. Non è che abbiamo Infatti, generato solo dei infatti, mostri estetici. allora possiamo, possiamo Mostri. accettare che un borgo che è presente su una cartografia storica, che oltretutto io nel DOS Giuliano, proprio io avevo fatto l'elenco delle masserie storiche di interesse che andavano tutelate, bene, viene spazzata via con le ruspe per fare 12 villini con la piscina, e quella la chiamiamo rigenerazione urbana. Allora, se questo è il modello dell'architettura e dell'urbanistica che si sta, come dire, delineando, allora noi siamo su un'altra posizione. Noi siamo per una, innanzitutto per partire dal consumo di suolo zero, primo. Seconda cosa, salvaguardare tutta l'architettura costruita fino al 1943, quindi a porre vincoli perché quello è il patrimonio storico dell'intera nazione, è quello per il quale si riconosce l'Italia, perché è frutto di una contestualizzazione territoriale legata alle caratteristiche pedologiche, geologiche, idrogeologiche di quel dato territorio, e tre, che sia rigenerazione urbana, ma solo dell'edilizia spazzatura costruita dal dopoguerra ad oggi e senza incrementi di cubature, laddove lavoriamo su territori ad alta densità edilizia abitativa. Noi dobbiamo tendere a una densità territoriale media. Non possiamo continuare a dire ci vivono 40.000 abitanti per chilometro quadrato, per esempio nel centro antico di Napoli, ma è sempre stato così. E non va bene. Oggi non possiamo permetterci, alla luce proprio di un'emergenza sanitaria, di un'emergenza epidemiologica che ci deve far cambiare rotta. Non possiamo riproporre gli schemi, Gli stessi diciamo, di schemi una visione dell'urbanistica di gente che accorre, ma poi che di ci ha gente che portato a questo accorre stato. negli stessi, di gente che accorre negli stessi posti di lavoro che sono sempre gli stessi su mezzi insufficienti Allora, per se la vediamo ritirarsi dire poi tutta, per in quanto mi posti riguarda, orribili. consigliere Muscarà, il baricentro della Regione Campania, quello che è stato fatto come centro direzionale per la Regione, Dove sto io qui? Guardate qui, eccolo esattamente, i qua. famosi palazzi dell'architettura dell'International Style anni 50, Brava. e quello ci è stato consegnato come grande opera innovativa. Bene, il baricentro è l'asse Avellino-Benevento. Adesso è possibile che una regione di 5, 6, quasi 6 milioni di Milioni di abitanti. abitanti, quasi 6 milioni, cioè il governo della regione, il governo dell'area della città metropolitana e il governo della città in un perimetro che è quasi un triangolo delle Bermuda, perché parliamo di 1 chilometro di Tutto distanza da vicino, sì, Castiglione. tutto qui, tutto qui. E noi non riusciamo a immaginare invece uno sviluppo omogeneo dell'intera regione? Adesso, se noi abbiamo uno schema che si è consolidato, monocentrico, monodirezionale, Napoli-Caserta, cioè Bello. sull'asse dello sviluppo Nord. nord-sud dell'asse internazionale, noi dobbiamo pensare che l'unica struttura per il riequilibrio della regione Campania è l'asse Salerno-Avellino-Benevento, per agganciare le zone interne, perché oltretutto oggi con la Napoli-Bari questo si rende un progetto effettivamente Fattibile, attualizzabile. certo. Quindi per me, voglio dire, Allora, credo che dire però. quello che ho detto prima, che manca la visione, è pure poco rispetto a quello che ci siamo detti adesso. Non è che manca soltanto la visione, ma manca anche la conoscenza. Perché consentire certe cose, il centro direzionale, guarda, ma ve lo faccio vedere un attimo qua. No, Io lo questo, conosciamo molto no, bene, lo no, conosciamo. l'orrore, anzi adesso c'è il sole, quindi la cosa è È mitigata, un ma d'inverno, pomeriggio d'inverno, viene da il famoso piangere. asse verde, il famoso asse verde. Sono quattro arbusti dentro alle fioriere di cemento armato. Ma a parte E che non invece sono di verdi fare più, l'asse sono verde, questa è una gialle. foresta di cemento. Ma non so, prima di tutto non sono più verdi, lo sono state forse in tempi passati, ma è tutto giallo perché non viene neanche innaffiato. Ma poi la struttura, al di là della bruttezza e della cattiva collocazione, che fa naturalmente capire che non avevano capito come sviluppare in una maniera adeguata la sistemazione dell'attività lavorativa e di quella delle abitazioni, è
in decadenza totale, si Sì. sbriciola. Non ho capito per quale motivo le strade, nonostante siano frequentate soltanto da pedoni, sono tutte sbriciolate, ma cadono pezzi di muro È e pezzi di vero, intonico. L'unica cadono i cosa macelli. bella di questo posto, se si può dire, è quando scendo in garage e sento il rumore del serveto e posso mettere la mano nell'acqua fredda. È una cosa emozionante. Ogni volta, anche perché ho delle giornate in cui è particolarmente. Si fa sentire particolarmente rumoroso, senti proprio che Ma certo, qui vorrebbe ci stanno uscire. 5.000 pali di cemento armato profondi 70 metri là sotto, 40. Pensa tu, e quando lo toglieremo mai questo ben di Dio? Sta là e soffre, vorrebbe andare in superficie. Va bene, va benissimo. Grazie Emma, grazie del contributo. Fulvio, se sei d'accordo, io parlerei No, io anche, dimmi tu, volevo un di attimo, Bagnoli, parliamo della intanto, nostra Bagnoli, ce no, l'abbiamo. Dimmi, dimmi. intanto ti ringrazio per averci invitato e quant'altro. Io onorata della vostra presenza e del piacere di potervi ascoltare. Alcune parole simbolo ricorrenti che noi abbiamo creato in questi anni, ma le abbiamo create non come slogan, ma come esperienza che diventa parola viva, per capirci. Allora, la questione, diciamo, di una visione generale è, difatti, la maggior insufficienza che questa proposta di legge ha. Cioè, prima si è parlato di Parigi, ma Parigi sta scrivendo il piano per il 2050. Siamo a un salto di scala che, dal punto di vista culturale, è come passare dal micro al macro. Cioè, come passare dal microscopio al cannocchiale che guarda Marte, per capirci, o la Luna. Ora, il problema è molto semplice, perché se queste grandi metropoli, che hanno una complessità strutturale e una complessità relazionale, hanno anche il bisogno, diciamo, quasi ciclicamente di rinnovarsi per mantenere quello che diceva Emma prima, di metropoli rivolte, qualcuna al mondo anglosassone, qualcuno al centro mondiale della cultura, qualcuno rivolta verso il nuovo concetto di città. Invece qua siamo di fronte a una legge fatta da dei nani culturali, scusami se uso questa parola, che fanno scrivere proprio, ripeto, fanno scrivere per la loro vicinanza a queste, diciamo, corporation, queste composizioni sociali, fanno scrivere parte della proposta di legge ai costruttori. E infatti il dato evidente, non so, non mi vedo più, comunque il dato evidente Ci sei, ci è, sei, ci sei. ci sono, il dato evidente è questo, che purtroppo noi siamo uomini e donne di numeri. In una città che negli ultimi 25 anni perde ben 225.000 abitanti e si progetta, come dicevi tu, una colata di cemento da 170.000 nuovi alloggi, ci pone dei problemi enormi. E quindi la questione del bosco entra in città significa cambiare completamente verso a questa visione diciamo, dello sviluppo urbano, che poi non è nient'altro che pianificazione anche dei rapporti personali, relazionali tra uomini, donne, generazioni, anziani, bambini, donne e chi vuole in qualche maniera vivere la città come un modello di progresso e non come un modello di regresso che la legge ci impone con delle prospettive che sinceramente mi lasciano veramente perplesso. Non voglio aprire un capitolo politico, ma l'assessore Discepolo, sappiamo, io sono stato consigliere all'ordine per 12 anni, so benissimo le sue, diciamo, arrampicate, diciamo, politiche. Non ricordo quando lui si candidò insieme a Cesaro all'Ordine degli Architetti, e oggi è bene di chiarirlo, perché gran parte del Una scelta chiarissima, cioè questa chiarissimo. cosa che hai detto adesso non lascia dubbi. No, non lascia dubbi, perché c'è stata, non è che sto dicendo qualcosa, è una cosa che c'è stata e è accaduta. Non capisco come poi, non lo so, una persona che ritiene diciamo,
si autodefinisce un progressista, come si possa fare una cosa del genere? Io veramente sarà il segno dei tempi che oggi fare queste cose sembra quasi normale, ma per me non è normale, assolutamente, come penso per gran parte dei cittadini. Quello che colpisce è che però quando si fanno queste cose bisogna capire quali sono gli attori in campo e dire anche che il mondo e l'industria campana delle costruzioni in gran parte in mano a diciamo, settori opachi, settori molto opachi che in qualche maniera dettano attraverso la loro influenza politica la loro autoriproduzione. Quindi bisogna avere una visione politica della questione. La legge urbanistica è in prima analisi una scelta politica, che deve dar conto a determinate diciamo, composizioni sociali che aleggiano e imperano sul territorio campano. Tra l'altro, diciamo, ritornando sempre a queste diciamo, a questi frasi che noi abbiamo in qualche maniera coniato, Emma nelle sue ricerche parlava negli anni scorsi e anche a attualmente della Costituzione come Napoli e la sua area metropolitana come la prima nebulosa urbana italiana. Cioè, la parola lo dice, una nebulosa urbana è come la grande periferia del Cairo o di città del sud del mondo, dove c'è una continuità diciamo, di impermeabilizzazione e cementificazione che non trova riscontro in nessun'altra città. E spesso noi, al di là della pubblicistica anche un po' romantica che si fa della nostra città, nessuno mette allo scoperto queste questioni. Se sovrapponiamo con aerofotogrammetrie tutto lo sviluppo in maniera veloce che diciamo di insediamento urbano, vediamo è come se fosse una grande macchia scura che invade il territorio senza regole e senza nessuna, diciamo, possibilità che questa venga fermata. Lo dico anche perché nel comune di Napoli, dove anche qui aleggiano circa 40, 30, credo 39 PUA per diciamo, un potenziale edificatore intorno ai 2 milioni e mezzo di metri cubi da edificare, di cui, e adesso arriviamo a Bagnoli, 650.000 metri cubi dovrebbero Sì, essere realizzati. scusami per capire queste Adesso dico misure. 2 milioni 650. che significa? Allora, Perché a volte è come parlare dei soldi, no? Che dicono milioni di euro, boh, quant'è? ci sarei arrivato perché mi Ok. rendo conto che noi Scusami spesso. Fulvio, il centro direzionale di Napoli è 6 milioni di metri cubi. Sì, e allora per capirci, 650.000 metri cubi nell'area di Bagnoli equivalgono in qualche maniera al grande Expo di Milano che è 694.000 metri cubi. Immaginate che qualcuno che è stato a Milano ha visto quella realizzazione, di metterla in un'area di Bagnoli che non è estesissima e di mettere, diciamo, e di insediare solamente edilizia appunto residenziale. Io mi rendo conto che il quartiere di Bagnoli, il quartiere storico di Bagnoli, non riceve nessun finanziamento, non riceve nessun finanziamento per rigenerarlo dal punto di vista urbano e dal punto di vista di dimensione degli spazi. E lo dico anche qui, a Bagnoli, per esempio, nella parte storica di Bagnoli, diciamo, sussiste il meno 30% di uso delle abitazioni, cioè su un edificio di 10 alloggi, 3 sono permanentemente vuoti. Allora, noi ci domandiamo: costruire tutto, impermeabilizzare, costruire, e come dice qualcuno diceva, non ricordo chi, che non si progetta neanche bene perché l'esperienza, diciamo, del post terremoto ci ha traumatizzati perché sono degli edifici dal punto di vista formale e diciamo, e architettonico Orribili. lasciano tanto da pensare. Ma il problema è soprattutto è la questione anche della qualità dei materiali con la quale si costruisce.
che non sono controllati e non sono, diciamo, verificati, a mio avviso dovrebbero essere anche verificati da un ente terzo. Ora, visto che siamo in una condizione che molti, molti in Italia credo ci stiano ascoltando, lanciamo anche questa proposta che possa alleggerire i comuni e le regioni da un problema enorme che è l'abusivismo edilizio. Allo stesso modo come fa la Francia, il Portogallo, la Germania, l'Inghilterra, i paesi scandinavi, occorre costruire un corpo nazionale anti-abusivismo alle dirette dipendenze del Ministero dell'Ambiente e con propri mezzi e propria finanza che in qualche maniera affronti questo problema e lo risolva definitivamente. Lasciare questa materia in mano ai comuni, in mano Non ce la alla fanno, non ce la regione, fanno, non ce la non ce faranno la per fanno, non ce la fanno, non il ce la fanno, momento. ma non lo vogliono fare perché sono sotto ricatto. Appunto. Comuni, i comuni, noi parliamo un po', il sindaco va bene, sta in giro 2 anni. Allora, Senti. Maria, Napoli Nord, per dirla, Giuliano, si è parlato di Giuliano, ma a Giuliano ci sono 14 vani ad abitante. C'è una cifra enorme, 14 vani ad abitante, nei cosiddetti piani regolatori, per dirla che non è per chi non è un tecnico. Già due vani e mezzo, 3 vani ad abitante significa essere chiamati i palazzinali, non so se rendo l'idea. Qui siamo Chiaro, chiaro. alla fine. Diciamo siamo proprio alla fine dell'urbanistica e questa legge, la cosa che lascia veramente perplesso, se la si legge nelle sue parti più intime, apre alla costruzione all'infinito. Quindi, utilizzando, per chi è bravo tecnicamente in urbanistica, può utilizzare tutte le dotazioni che la stessa legge ti dà, per ripetere nella stessa maniera quello che appunto è successo al casale Zaccaria di Giuliano. Per il momento mi fermo qua, perché poi ci saranno anche altre cose che vorrei dire. Beh, per me è tutto chiaro, cioè, pauroso però chiarissimo, 14 vani ad abitante, pensare di costruire le villette modello Val d'Aosta è Tra l'altro, noi veramente una follia. chiediamo anche di un confronto, come ha detto il presidente, come ha detto Ciro, un confronto con la regione, un confronto tecnico tra tecnici. Chiediamo un confronto sulla questione della legge. E dico l'ultima cosa e mi taccio. La cosa che lascia veramente perplesso è che il Dipartimento, diciamo, di Architettura, nella sezione urbanistica, hanno tutti quanti firmato per questa legge. Mi lascia veramente, perplesso questa cosa. Quindi io pensavo che fossero tutti, vabbè, evidentemente l'opposizione è stata molto più forte, visto che comunque sono stati costretti a fermarsi. Evidentemente queste firme non avevano grosso valore, perché altrimenti avrebbero portato Io a casa però il sono del risultato. Dipartimento e ho votato non a favore, ovviamente. Io ho detto quasi tutti, Quasi tutti, quasi ma tutti. quasi tutti. Va bene, maestro, ma sì, maestro Buonasera Morra, a te. a tutti. Mario, vorrei chiedere Sono scusa un attimo a Salvatore, sì. volevo precisare una cosa su quello che diceva Fulvio, proprio nell'ultima parte, cioè che in pratica noi abbiamo assistito durante il lockdown ad una proposta da parte dell'Ordine degli Architetti di Napoli, che andava tra le varie proposte, incentivava l'aumento di volumetria financo nelle zone rosse. Questo per intenderci quanto è ancora miope la visione non solo della politica, della classe dirigente, ma anche dei tecnici, perché in questo caso non stiamo parlando dell'ordine professionale degli architetti, che dovrebbero avere una visione diversa, articolata sulla questione, mentre invece sono perfettamente legati a questo meccanismo. Sì, noi se Quindi, quando sentiamo un ordine di architetti noi vorremmo affidarci. Cioè, no, il ma cittadino normale vorrebbe affidarsi a chi scusa, dice va bene, ma Salvatore. lui ha una visione più ampia, non Hai relativa. Io magari competenze. guardo solo il mio quartiere. Maria, qualcuno dice che quel documento inviato dall'Ordine degli Architetti sia stato scritto a quattro mani sulla sede dei costruttori. Ma questa l'hanno detto in tanti. L'hanno detto in No, ma è tanti, come se gli vero, fosse arrivata, come se gli fosse arrivato un pacchetto già pronto da ingentilire è vero. E con qui qualche poi firma. il discepolo l'ha subito accolta, avendo questa sua, diciamo, visione del Predisposizione già comportamento. sperimentata negli anni passati. Ok, va bene, va bene. Maestro, a te.
Buonasera, io sono Salvatore Murra, portavoce del movimento della decima municipalità. Io parto dalla parola del professor Ricci sulla politica, sulle scelte della politica. Non sono professore. No, mi chiedo scusa, tu, la mutece. Io credo, sulle scelte della politica, io dico questi numeri così veloci per la questione di Bagnoli. Nei 30 anni di Bagnoli si sono alternati 18 governi, abbiamo l'ultimo governo che è giallorusso. 9 governatori e una decina di sindaci. Quindi ci sta in questo caso una responsabilità della politica di non aver realizzato in 30 anni niente. Passa un'altra cosa: noi il 16 gennaio del 2016 con la cara Marì al prefetto di Napoli consegniamo un documento con una serie di punti di cui noi ritenevamo che il nostro è un territorio da tutelare, ma non è una moneta urbanistica. E quindi noi facemmo alcune considerazioni: bonifica terra-mare, spiaggia libera, parco urbano, zero cemento e rigenerazione urbana del quartiere di Bagnoli, tenendo conto che siamo in zona rossa, quindi riduzione della densità abitativa e vie di fuga. Questo voglio dire il quadro che il Movimento 5 Stelle di Napoli, insieme a Maria d'Atti, si è sempre mosso. Non ci siamo mai scostati da queste nostre considerazioni, suggerite poi, voglio dire, dai competenti. Io sono un metalmeccanico, non sono un esperto urbanistico. Suggerite da professor Mastro Lorenzo per quanto riguarda la zona rossa ed altro, ma non mi ricordo, negli 10 anni da chi. E adesso siamo in presenza, voglio dire, nei prossimi giorni, della partenza delle bonifiche per quanto riguarda l'area ex Eternit. Siamo in presenza probabilmente a partire da settembre-ottobre, come ci spiega in Italia, però abbiamo notato una cosa, che una preoccupazione dei cittadini fortemente adesso in questo momento è la pericolosità della bonifica rispetto a come si bonifica, voglio dire, l'evoluzione delle bonifiche rispetto alla presenza di amianto. Che dico questo? È diventato prioritario, facciamo la bonifica per bene, ma nessuno si dedica più alla progettualità. Questa è la questione seria, voglio dire. Non è possibile che una politica in 30 anni stiamo ragionando ancora di fare palazzi in una zona rossa e in un'area zona gialla dove il bradisismo, come tutti sanno, si alza di 6 centimetri quasi al mese. Quindi voglio dire, quelle che mi spaventano, io per una certa età voglio dire, quindi quello che mi rimane sempre perplesso è che la politica che non sceglie, è la politica che non sceglie per interessi e possiamo dire, tra virgolette, sempre, voglio dire, sottoposta a un continuo, voglio dire, ricorso dei predatori e dei prenditori, ma purtroppo sono ancora, voglio dire, fortemente, secondo me, senza, io non voglio, non sono alla ricerca della risposta, però una responsabilità ci sta nei 30 anni di non aver fatto niente a Bagnoli, e come dicevi, del dottor Ricci, la questione, voglio dire, di rigenerare Bagnoli, di rigenerare il quartiere di Bagnoli, che è un quartiere vecchio, è un quartiere piccolo, è un quartiere che non ha via di fuga. Andava, voglio dire, come priorità la rigenerazione del quartiere e non pensare di costruire una città nuova, voglio dire, in un contesto così disastroso. E chiudo dicendo un'altra cosa: abbiamo sempre rappresentato la fisionomia di Fuorigrotta. Fuorigrotta e Bagnoli hanno 120.000 abitanti, ma diventa una fisarmonica con gli eventi sportivi. Passiamo da 120.000 a 180.000. Quindi abbiamo una situazione che la politica, secondo me, doveva partire da queste considerazioni. Cose che noi abbiamo sempre rappresentato, fino a dove andiamo, andiamo, noi non cambiamo la nostra idea. E voglio dire, l'ultima è giusta. Addirittura ci hanno proposto di costruire un carcere nei pressi di Cavalleggeri, un carcere, l'ospedale, la stazione. Allora io non sono un urbanista, voi siete esperti di questa materia, se mi date una ragione o io non ho capito niente o vuol dire che gli altri vivono in un'altra città. Vi ringrazio di avermi ascoltato, grazie. Allora, voglio dare un attimo il benvenuto al professor Luongo, che adesso, grazie di essere intervenuto, che è vulcanologo, quindi viene proprio a fagiolo sull'intervento di Bagnoli che chiamava
Maestro Morra. Allora, professor Longo, non so se lei ha avuto modo di seguire la parte precedente, ma ci siamo No. interrogati, ci siamo semplicemente interrogati e gli architetti sono stati così gentili da spiegare nel dettaglio questa legge sull'urbanistica voluta da De Luca e che fortunatamente non ha visto l'approvazione grazie alle forti perplessità che sono sorte in questi mesi proprio da parte degli esperti e degli ambientalisti. Quello di cui parlava adesso il maestro Moro, lei per una parte l'avrà seguito, è proprio la preoccupazione di quello che invece si va a fare su Bagnoli. Su Bagnoli abbiamo adesso vissuto su Bagnoli, su Pozzuoli, ma insomma siamo lì, la follia della riproposizione anche delle trivellazioni come sperimentazione. Evidentemente questa zona rossa non fa paura a nessuno se non a chi la studia, perché adesso al di là della inopportunità di continuare a costruire lì dove non c'è bisogno e dove ci sarebbe bisogno di spazio verde, e Bagnoli potrebbe essere un meraviglioso spazio verde, pare che sulla zona rossa, grazie a questa legge, in barba alla zona rossa, si voglia ancora costruire e pesantemente. Quindi lascio la parola a lei se ci vuole aiutare a capire se il pericolo è così forte come lo sentiamo e che cosa si può fare, perché la proposta, una mezza proposta è arrivata prima da Fulvio, che secondo me è molto interessante, quella di questa task force presso il Ministero dell'Ambiente per l'antiabusivismo. Questa è molto interessante e da riprendere. A lei, professore. Sì, è un oggetto molto delicato quello che stiamo trattando o che state trattando. Non sono un urbanista e posso parlare del livello di pericolosità e delle caratteristiche ambientali. In realtà c'è una grande confusione innanzitutto sulle zone rosse. Noi abbiamo una zona rossa che abbraccia praticamente gran parte della provincia di Napoli, del territorio. Sì, che una volta era la provincia di Napoli, forse lo è ancora, comunque città metropolitana. Bene, ora la zona rossa non è stata ancora o mai definita come una zona dove è stata valutata la pericolosità, cioè pericolosità si intende probabilità di accadimento di un evento che può produrre danni. Poi si fa la valutazione del danno che può produrre in termini economici, e qui interviene un'altra competenza, e non è più quella del geologo, vulcanologo, sismologo, geofisico e quant'altro, e interviene l'economista, l'urbanista e quant'altro. Quindi nessuno ha detto che quella è una carta di pericolosità, e non è detto neanche che è una carta di rischio. Quindi questo è un problema serio. Se noi non andiamo a quantificare i danni che può produrre un'eruzione, che dipende dalla probabilità che possa accadere e dell'intensità e naturalmente del territorio interessato, noi stiamo discutendo sempre di cose molto ambigue. Se invece la zona rossa è una zona che rappresenta, come posso dire, un luogo pericoloso, ma comunque non conosciamo la probabilità che questo l'evento possa verificarsi, la utilizziamo naturalmente per una pianificazione di lungo termine. E allora qui è il problema. Il problema sta in questi termini. Valutiamo la pericolosità dell'evento e poi vediamo i danni che possiamo ottenere. Ma noi abbiamo un altro problema e noi dobbiamo difendere una risorsa ambientale. Il territorio che noi stiamo trattando non è un territorio di scarso valore, non, sia per la sua storia, conosce, la storia straordinaria di questo territorio, cioè la storia civile di questo territorio, ma io mi rifaccio anche alla storia naturale di questo territorio. Ma la sua storia naturale ha condizionato anche una storia civile, una storia della ricerca scientifica, un attrattore incredibile a livello mondiale. Qui è nata la vulcanologia, quindi è, diciamo tutto, è gravissimo quello che sta accadendo. Allora, in futuro è evidente che non si va a costruire il meno possibile nelle zone più pericolose. Quindi bisognerebbe ovviamente tener conto che della regione Campania
una delle zone più pericolose è il territorio della città metropolitana di Napoli. Ora, naturalmente, è il danno che può provocare il fenomeno. Qui abbiamo una concentrazione di risorse incredibili. Non possiamo più continuare a operare in questo modo. Io non ho, diciamo, il timore che mi possa accadere dal momento all'altro un guaio, però dobbiamo anche tenere presente che non sempre le risposte, io dico così, le risposte sono adeguate a quello che accade. L'esempio che si portava anche prima, si richiamava l'attenzione su quanto è accaduto ad Agnano, significa che, diciamo, non si è seguito un percorso trasparente, chiaro, perché si potesse comprendere se l'intervento potesse essere altamente pericoloso, mediamente pericoloso o per nulla pericoloso. Quindi questo è uno dei problemi che noi dobbiamo tenere presente. Ora è evidente che il territorio straordinario di Bagnoli Coroglio merita un'attenzione particolare. Io naturalmente non sono la persona che dice non si faccia niente nelle zone pericolose, ma si faccia ciò che non incide negativamente sul territorio, anzi lo valorizzi. È evidente che in questo momento questo territorio non è valorizzato, è diventato, direi, una pattumiera, un luogo dove si scarica di tutto, dove non si fa nulla. È una cosa incredibile. Quindi la pianificazione dell'uso del territorio deve essere fatta con serietà. Ora, l'ultimo elemento che posso dire, naturalmente seguirò anche quello che saranno detto più tardi dopo di me. Bene, manca un progetto di riequilibrio del territorio. Questo è uno dei problemi maggiori. Allora, se vogliamo abbassare il rischio e quindi avere meno danni in futuro da un'eventuale eruzione, è evidente che dobbiamo avere il meno possibile la concentrazione di risorse in questo territorio. Ma con questo non voglio dire che qui non si deve avere l'ospedale, non si devono avere i servizi che merita una città ormai di 3 milioni di abitanti, ma che vanno realizzate in modo adeguato e non concentrare laddove è possibile non concentrare. In realtà, se noi vogliamo scaricare la densità abitativa di questo territorio, dobbiamo creare degli attrattori e non solo delle grida, ma attrattori veri di tipo sociale, di tipo economico, dal punto di vista economico, in luoghi prossimi. Un altro elemento, e qui è la debacle della protezione civile, secondo me, dell'urbanistica, di chi opera sui problemi della sicurezza, cioè noi pensiamo che in caso di approssimarsi un'eruzione dobbiamo trasferire persone probabilmente in Lombardia, altri in Sicilia, altri in Sardegna e quant'altro. Sono delle stupidate incredibili, perché basterebbe pensare che cosa ci farà l'avvocato a Milano, ma diciamo a Pavia oppure da qualche altro luogo, che ci farà il macellaio da quelle parti. Insomma, vogliamo capirle queste cose o non le vogliamo capire? Di un'eruzione noi non sappiamo come andrà a finire e quindi bisogna pensare a trovare soluzioni prossime, o che significa, diciamo sì, portare la città in parte in luoghi più sicuri. Ma naturalmente questo non trasportando la gente, ma attirando la gente, cioè luoghi dove ci sono università, ci sono scuole, si abbassa la tassazione. Si portano stazioni e così via. Quindi è un impegno incredibile che potrebbe rivoluzionare la nostra regione se noi lavorassimo 30 anni a un obiettivo di questo genere. Naturalmente senza sguarnire questo territorio, senza aspettare il collasso totale. Quindi naturalmente anche un monitoraggio che va fatto con maggiore, diciamo così, intersezione con gli interessi della comunità, perché spesso c'è separazione, divaricazione, poca attenzione a certi problemi. E poi dovremmo allearci anche con le strutture che devono diffondere correttamente l'informazione e con strutture che fa formazione. Cioè l'università a questo punto qui deve entrare pesantemente,
devono entrare pesantemente, naturalmente, le strutture che informano correttamente. E invece tutto questo manca. C'è il vuoto, c'è il deserto assoluto. Il silenzio totale di un'università o delle università napoletane, campane, su questi problemi mi sembra che non è accettabile. Io mi fermo qui e spero di poter rispondere a domande vostre anche più precise, Tutto chiaro. Quindi, puntuali, diciamo, ecco. Non so. allora, volevo, ecco, adesso sì, volevo soltanto un chiarimento. Quindi quello che lei teme di questa colata di cemento su Bagnoli non è tanto l'aumentato rischio vulcanico, ma il fatto di perdere un patrimonio come quello di Bagnoli che potrebbe essere utilizzato in altro modo, piuttosto che costruendo delle case affollate tutte sempre nello stesso perimetro, microperimetro. Io penso tutti e due elementi. Ovviamente, se noi costruiamo in più, se portiamo più persone in luogo pericoloso, il rischio cresce. Questo è un elemento, certamente. Ma noi non abbiamo alle porte qualcosa che possa accadere improvvisamente e anche a breve termine. Non lo sappiamo. E quindi dobbiamo pensare sul lungo termine. Quindi, sul lungo termine, è evidente che la pianificazione di questo territorio deve prevedere, diciamo, una distribuzione di popolazione meno densa nei posti più pericolosi. E questo è un elemento. Il secondo elemento è che noi sprechiamo, facendo degli interventi che possono essere fatti probabilmente in luoghi meno rilevanti da un punto di vista della risorsa ambientale, potremmo sprecare un territorio straordinario. Che è un patrimonio di mare e di verde. Questo non si faccia, ma si faccia il meglio possibile. Su territori, se devo fare una serie di palazzoni, ebbene, meglio che faccio un posto che vale poco da un punto di vista naturale e storico. E quindi, e invece non si fa così. Quindi non affoghiamo Chiaro, chiaro, una città, un territorio pericoloso ancora con altre costruzioni, ma naturalmente rimoduliamo, cioè, il problema non è semplice da risolvere, non si fa qui, si fa lì, ma comunque. Ci vuole un progetto che soddisfi di più una risposta, maggiore sicurezza e migliore difesa di una risorsa ambientale che tutti poi ci invidiano. Ma quando potremmo, di parlo di cui tutta la risorsa ambientale, città potrebbe godere. una risorsa che va goduta poi, non una risorsa che resta lì mummificata. Va bene, ma là non è manco mummificata, adesso è proprio Vabbè, no, adesso impraticabile. però adesso qualunque cosa si fa è meglio che di nulla, ecco, questo è il pericolo pure. Cioè, può passare Giuseppe. anche un'ipotesi di questo genere. Anzi, secondo me, questa è una tecnica molto utilizzata nei luoghi di antiche, diciamo così, insediamenti industriali. Si fa morire tutto finché il cittadino non ne può più e dice: ma fate Dice, fate qualcosa. quello che volete voi. Il grande casermone di Piazza Ma per Mercato, gli tanto per abitanti di ricordare vecchie cose. Giuseppe, ma là un esempio, ciao Giuseppe, Ciao. un esempio proprio lungimirante, lo abbiamo proprio a due passi da Bagnoli, nella piana di Agnano hanno cementificato qualunque cosa era possibile impermeabilizzare. Oltre all'ippodromo, nella zona dei Pisciarelli, là, in tutta quella zona là, è completamente occupata da capannoni che non producono niente, da esposizioni di auto, in un territorio che tu mi aiuti a dire è davvero molto molto attivo. Ci sono alcuni posti dove praticamente ci metti la mano a terra, non dico te la bruci, però ci sono. E quindi anche la nostra proposta di fare di questo luogo un parco vulcanologico, chiamiamolo come vogliamo, che metta diciamo, in risalto una come posso dire, delle bellezze di questo luogo, perché si tratta di una bellezza, no? Invece è lasciata al cosiddetto spontaneismo edilizio. Ora, tutte le cose che dici tu, io sono davvero, davvero tanto d'accordo. Nella legge urbanistica questa visione è totalmente assente. Una visione, che tratta la questione della città in altra maniera, da un altro punto di vista, non c'è assolutamente.
Ma sai, se l'urbanista pensa solo alle geometrie, alle superfici, vabbè, è chiaro che non si interessa quale sia il suolo su quale va a porre queste cose. I Pisciarelli, i citavi Pisciarelli, Agnano, la parte della conca di Agnano che si è salvata un po' è proprio perché avevano fatto l'ippodromo, c'era bisogno di spazio per i Esatto. cavalli, altrimenti anche quello andava a morire. Ma forse Naturalmente. Pagliari voleva potrebbe diventare così nelle intenzioni di questi signori. Se tu pensi, Ma così se tu come un pensi che grande la parte. ippodromo, a che stai pensando? No, Scusami. una grande concessionaria d'auto. Sì. Sì, a posto dei quadrupedi mettiamo le quattro ruote, è più moderno, no? Quindi è più efficace pure. Che amma fa? È una cosa incredibile. Ci stanno pure le terme sotto pressione, le terme di Sì, vabbè. Agnano, Infatti, attenzione, le conosciamo. terme che sono un luogo. Sì. Scusa. No, Pisciarelli è noto tranquillamente dal Settecento, dai viaggiatori del Settecento, cioè in realtà quella parte del territorio, una parte rientra a Pozzuoli, Pozzuoli se ne è completamente disinteressato. Non dimenticate che Pozzuoli era solo la rocca del rione Terra, e Napoli finiva prima di uscire a Fuorigrotta, quindi era un deserto ed è rimasto culturalmente un deserto. È arrivato il fascismo a fare quelle operazioni che sono state fatte, no? Ora non mi fate fare nell'urbanista, ma comunque voglio No, ma dire. infatti quelle sono le opere del regime che impostano lo sviluppo di Fuorigrotta con Viale Eh sì, Augusto, la mostra la città deve. dell'esposizione internazionale, Perfetto, fino perfetto. al 1904, che poi c'è la legge sull'insediamento dell'impianto industriale. È la legge del 1904 che individua le due grandi aree industriali a est e a ovest della città di Napoli, che corrispondevano poi, guarda caso, alle due grandi piane alluvionali, quindi avevano Perfetto. delle caratteristiche anche dal punto di vista geomorfologico molto Comode precise. pure, molto E comode quindi pure. sì, perché c'era l'accesso dal mare, tant'è vero che all'Italsider noi abbiamo un porto di fatto edificato che oggi è letteralmente abbandonato e di cui si prevede la demolizione, però intanto si rilasciano le concessioni per 3.000 barche tra Nisida e appunto l'area del circolo dell'Italsider. Io però vorrei aggiungere un attimo un'altra cosa, se mi consentite. Guardate che la legge urbanistica adesso ha avuto un, come dire, una, è stato un bene che si siano decisi a ritirarla. Come diceva Ciro, però non ci dobbiamo illudere perché sappiamo in linea di massima quale Non ti potrebbe sento. essere. Ah, per questo. Sento. Stavo Perciò non ti sentivo. dicendo, Scusa, scusa, adesso ti no, sento, scusa, te devo le stavo cuffiette dicendo che basse. praticamente è stato un atto responsabile quello del ritiro di una legge che ha visto spaccato il mondo, diciamo, anche tra gli urbanisti c'è stata come dire, una separazione di opinioni. Però, come diceva Ciro, non illudiamoci che da qui alla successiva, diciamo, elezione al governo della regione, come probabilmente si presume che vada, probabilmente, come ritroveremo la questione, ce la ritroveremo di fronte. E guardate che noi stiamo però sottovalutando un altro fronte, che è quello del piano strategico della città metropolitana. Quando Fulvio faceva riferimento ai famosi 39 PUA della città di Napoli, Fulvio, adesso è in discussione il piano strategico della città metropolitana. E guarda che la saldatura che tu hai illustrato tra le forze, trasversalmente alle forze politiche, al mondo anche universitario e professionale, no? Dell'ordine degli architetti,
una buona parte di questa, un buon pezzo di questa legge urbanistica in realtà poi si intreccia con il piano strategico della città metropolitana. Quindi forse noi stiamo facendo molta attenzione sul pezzo legge urbanistica della regione. Ma guarda caso, nulla si discute, nulla si dice, nulla si riflette sulla vera operazione che è quella della città metropolitana. Perché poi è vero che la legge urbanistica della Regione Campania è una legge pensata per Napoli e l'area metropolitana, ma proprio perché si sta facendo il piano strategico. E quindi la regia è unica, pur se sembra essere invece su fronti politici opposti e in contrapposizione. Invece è proprio sulla urbanistica, è proprio su questo tema che c'è poi il vero accordo e la vera condivisione progettuale. Quindi noi non possiamo. Non so se mi sono spiegata, non Carissimo, possiamo. ancora più preoccupante, diciamo, la verità. Esattamente, perché quello è il Quello che hai pezzo. detto ci fa ancora paura che c'è un piano È molto quello il più pezzo, è quello il pezzo ed è quello che poi giustamente faceva notare Peppe Luongo dicendo appunto, ma guardate che noi questo perimetro, che poi è quello più densamente abitato, più popolato, eccetera, eccetera, è anche quello dove si concentrano le due aree vulcaniche, quelle dei Campi Flegrei e del Vesuvio. Sì, Quindi chiaro. è questo il pezzo, diciamo, della regione Campania che gioca lo sviluppo poi dell'intera. No, questa è una cosa ancora più preoccupante di prima, perché se prima Perché pensavi se andiamo a vedere, se andiamo a vedere la strategia culturale, bene, le opere che stanno dentro sono quelle di strade. Allora là ci sta una schizofrenia ancora più pericolosa. certo. Io volevo, più o meno siamo in chiusura e vi ringrazio veramente tanto e tutti quelli che hanno seguito hanno avuto piacere. Siccome sarebbe sempre utile poi alla fine fare una proposta, per quanto ci sia possibile farla questa proposta per il futuro, e capire quanto può essere utile anche il nostro ruolo all'interno delle istituzioni, perché abbiamo fatto sicuramente su questa legge, abbiamo avuto un ottimo rapporto con tutte le associazioni. L'Assise di Palazzo Marigliano, alla quale partecipò anche Discepolo, fu proprio chiarissima, definì in maniera chiarissima questa situazione. Però non possiamo arrenderci, la legge ritornerà sicuramente e questo piano che ha spiegato Emma di condivisione, chiamiamola così, pessima condivisione tra le due parti politiche significa che l'una sostiene l'altra pur fingendo di opporsi, il che veramente proprio era il paradosso. Io però voglio fare una sorpresa. È stato qui con noi oggi, perché doveva lavorare per altri fatti, il nostro Luigi Iovino, che è tra i più giovani deputati che abbiamo alla Camera e al quale, secondo me, una proposta provocazione la possiamo fare. Ossia, questa proposta che ha fatto Fulvio, innanzitutto lo faccio entrare, avvicinati un attimo, vieni da qua. Vieni, vieni. Mi dispiace che non ha potuto seguire, ma era venuto per altri, assolutamente per altri scopi. Buonasera. Buonasera. Eccolo qua, non so se si vede, eccolo qua. Accomodati tu. Sono un po' Allora, secondo Ciao, me, Luigi. ecco, vi Ciao, conoscete, allora Ciro. vi presento Maestro, buonasera. Ciro, maestro Morra, l'architetto Fulvio Ciao, Ricci, Luigi. il vulcanologo Giuseppe Mario, Longo, giustamente, no. Emma Bondonno, che ogni volta che la sento parlare mi consolo, donna architetta, presidente dell'associazione ADA Donne Architetto, che significa fare un altro tipo di architettura, ma non è che vogliamo fare, però significa un altro tipo di architettura. Altro approccio. Un altro approccio. Come la politica in questo momento, la politica giovane, la politica che ancora non ha tutte queste costruzioni, diciamo, e neanche tutte queste dipendenze, ci può dare una mano? Cioè, a Roma, lui che cosa potrebbe portare? La proposta di Fulvio, ad esempio, che è quella di questa struttura presso il Ministero dell'Ambiente per l'antiabusivismo, in modo che non ricada più sui comuni e sulle regioni che non riescono a reggere l'impatto, perché chiaramente il Mari, comune. scusami, io entro a gamba tesa a Ah, proposito gamba tesa, dai.
La cosa si deve fare a livello nazionale una legge immediatamente sul consumo di suolo zero. Condivido. Primo Da punto. lì poi si ragiona su qualsiasi altra cosa. Perfetto, quindi questa è Di generare i quartieri vecchi, di generare i quartieri vecchi, Bagnoli va rigenerata Bagnoli, poi si pensa a altre cose nuove. quindi non costruiamo più niente, perché abbiamo costruire sul costruito, ma il costruito che non è quello storico. Quindi non Noi consumiamo. fortunatamente abbiamo un paese che è ricco di una cartografia storica che ci elenca i patrimoni religiosi, il patrimonio rurale, sono tutte individuabili. Ci sono le cartografie dell'IGM, l'Istituto Geografico Militare, che sta a Firenze, ma in realtà nasce dall'Istituto di Topografia dell'Ottocento Borbonico di Napoli. Questo tra le tante furti che abbiamo avuto nel nostro territorio. Ma nella cartografia del 1956 dell'Istituto Geografico sono elencate tutte le masserie storiche che stanno andando in distruzione per colpa del piano casa. Perché il piano casa consente l'abbattimento e la ricostruzione. Volevo dire al deputato che il piano casa, a mio avviso, è anticostituzionale. È anticostituzionale ed è una forzatura che si è data come deroga alle regioni di poter legiferare urbanisticamente. Cioè, quello che sembrava la scoperta di un nuovo livello di democrazia e di progresso, dando autonomia alle regioni di legiferare, invece si è dimostrato che invece lo Stato perde centralità di idee di appunto di costituire una legge e la si deroga alla contrattazione locale che, come dicevi tu, è torbida, è opaca ed è il risultato di rapporti che nulla hanno a che fare con la qualità del territorio che noi abbiamo, che vogliamo proteggere e quant'altro. E per dare forza a quel ragionamento che diceva Emma e diceva anche Ciro sul consumo di suolo zero, soprattutto nella nostra area metropolitana, occorre la costituzione anche di un centro di previsione dei rischi, come diceva il professor Luongo, che possa dire alle amministrazioni, ai cittadini, alle persone quello che succede e essere punto di collegamento e baricentrico di tutte queste operazioni. Purtroppo questo non c'è e il fatto che non ci sia, secondo me, è anche una questione di carattere politico, perché forse non vogliono che ci sia qualcosa del No, genere. certo, ma Ma la sicuramente questione del consumo di suolo zero non assolutamente. è solo consumo di suolo zero, ma anche consumo di suolo zero e costituzione di istituzioni operative libere dalla questione, diciamo, dai poteri locali che possano operare per permettere ai cittadini del futuro di vivere il territorio in maniera corretta. A un giovane deputato del Mezzogiorno, oggi c'è un dato agghiacciante sui giornali che sono stati sottratti al Mezzogiorno dal 2000 al 2018 499 miliardi di euro in 18 anni. Marco Esposito ha una denunciata. Ci suggeriscono l'articolo di Marco Esposito. Lo so, ogni tanto ci fa il conto di quanti soldi ci hanno tolto. Vabbè, è arrivato il momento per riprenderceli. Allora, questo Esatto. sembra un bel assegno che gli abbiamo fatto a casa, che gli abbiamo fatto da portare, non a casa, da portare a Roma, sia al piano casa, verificare che lì insomma, parla di incostituzionalità, e consumo zero immediatamente come. Maria, Sì. fare una proposta a Luigi, la proposta del nostro caro Franco Ortolani, tutela l'Arenisida, che diventa la porta di Napoli, tutela l'Arenisida, che è un grande territorio, non può essere oscurata da migliaia e migliaia di barche. Dobbiamo ridare, difendere Nisida, come diceva il professor Franco Ortolani. Deve essere la porta di Napoli, un parco naturale attraverso Porto Paloni. Queste sono le proposte che dobbiamo fare e si devono fare, secondo me. È un peccato. A Nisida abbiamo intenzione adesso di fare, se il tempo ce lo consente, Grazie. prego, se il tempo ci consente, sia che per Nisida che per Molo San Vincenzo, di fare, che molti napoletani non conoscono proprio, non conoscono neanche quanto è bello,
quanto è bella Nisida da Porto Paone e quanto è meraviglioso Porto San, Molo San Vincenzo, se potesse essere riconsegnato alla città per le passeggiate, per il mare. Entrare, visitarlo, fare un video e fare una proposta che loro devono portare. Allora, il compito che abbiamo dato adesso al nostro giovanissimo deputato è proprio quello di verificare la possibilità di queste due proposte. Loro sono qui, sono a disposizione, Ciro lo conosce bene, è un nostro architetto, e vediamo di fare qualche cosa, perché stare qui in regione per combattere contro questi mostri noi non ce la facciamo più. Mo ci deve aiutare Roma in maniera forte. E poi dobbiamo avere un centro studi internazionale, come diceva sempre il nostro amato professore Peppe Luongo, perché se no noi queste idee non le riusciamo a far camminare, perché ovviamente non abbiamo territori nelle nostre università fertili perché queste idee possano avere gambe e forza, esatto, per camminare. Posso dare gambe anche al consumo di suolo zero, perché certo, il centro, come Giuseppe lo pensa, da Dani e quant'altro, potrebbe essere un viatico estremamente per far rinascere una scienza unitaria tra quelle che si occupano del capitale naturale e nella nostra parte che ha una visione diversa dell'urbanistica. Quindi la casa dell'architettura che Discepolo pensava di fare all'interno di Palazzo Penne voleva essere questo? O era soltanto... No, quella, la casa dell'architettura è concepita come il museo della città. Va bene, va bene. Aveva questa no. Cura di... Anche perché, il nostro percorso, sotto la guida del professore Luongo è proprio rivolto alla valorizzazione del capitale naturale, perché viene prima la natura dei luoghi, poi la stratificazione storica e dopo le esigenze di una comunità insediata che ha bisogno di servizi e attrezzature, ma compatibili con quella che è la natura del territorio. Perfetto. Questa è la differenza del pensiero. E io dico con un'architettura che legge queste cose. Tra l'altro Emma ha sintetizzato il documento che abbiamo inviato a Beluca proprio sulla scorta delle indicazioni che ci ha offerto il professore Luongo. Questi nostri tre capisaldi, insomma, li ha espressi in maniera egregia Emma, e il governatore De Luca ne è a conoscenza perché noi l'abbiamo mandato. Quindi un lavoro su questo si può fare, se voi ci... se siete, potete fare una spunta su questa cosa, noi siamo, credo, tutti quanti felici di poter dare una mano. Maria, volevo solo approfittare per dirti che mi ha mandato un messaggio Anna Savarese di Legambiente, che non è riuscita a rientrare in tempo perché stava a Sarno sempre per l'attività legata all'associazione, però ci manda un saluto a tutti quanti, insomma, si scusa di non essere riuscita a partecipare. La stessa cosa anche da parte di Gigi che De Falco, che pure lui si è trovato, aveva questo contatto con Roma perché faceva una video call riguardante degli emendamenti di un provvedimento che interessava pure a lui, quindi... Esatto, volevo dare un'informazione, un'informazione di conoscenza su AIR. AIR, c'è Emma, c'è Luigi De Falco, c'è Anna Savarese, che nonostante sono ognuno in Italia Nostra, nell'Associazione Donne Architetti e in altre associazioni Legambiente, sono parte di AIR, l'associazione di architetti in rete. Ma non poi la rete a noi ci piace tanto, guarda, noi siamo nati sulla rete, quindi fosse solo per questo. Vabbè, io veramente vi ringrazio tanto, ringrazio ognuno di voi per il tempo che ci ha dedicato e perché da questa un incontro casuale, perché lui stava qua per altre cose, può nascere poi una possibilità di collaborazione che non deve passare attraverso la burocrazia degli uffici, ma può passare così rapidamente perché si ha fiducia uno dell'altro. Io voi mi piacete, io vi stimo, amo Ciro, anche se per un certo periodo non mi ha voluto più bene, però è vero. Va bene così. Allora grazie a tutti. Ciao Mario, ciao Luigi, buon lavoro a tutti, ci vediamo.
Uè, tesoro, ciao, ciao, piccolino, ciao. Abbiamo fatto a prenderlo. Ciao, va bene, pare. Lo sai, tu una volta hai detto di raccontare le pecorelle? Ci andiamo insieme allora. Ci andiamo insieme. Va bene. Arrivederci, grazie. Arrivederci, ciao. Ciao Marie, ciao Luigi. Ragazzi, a difendermi visita. Bravo, ce lo portiamo a Nista in canoa. Lo portiamo a Nista. Ciao, Salvatore Mori. Ciao, cara. Ciao, ciao, caro. Ciao, ciao, ciao.